Buon venerdì, popolo rosso nero, popolo del bandito. Un buon venerdì, un venerdì ovviamente importante, sia sul lato sportivo che sul lato stadio. Sul lato sportivo sentiremo le parole di Fonseca, quindi diciamo, vediamo più avanti come vivere questa vigilia di Milan-Venezia. Sul piano stadio c'è qualche novità, perché ci sarà l'incontro stamattina, ma soprattutto è uscito un articolo del Financial Times che secondo me dovrebbe farci riflettere e ragionare. Adesso, se avete ancora voglia un po' di riflettere, di ragionare, oppure diciamo, se non siete in quella oramai in quel circuito che si esprime solo a insulti e sul Milan, su Cardinale, sulla proprietà, su tutto, sui giocatori, su tutto, se non siete in quel limbo e voi avete ancora un attimo di voglia di ragionare sulle cose, ha ragione o ha torto, perché in questo momento nessuna ragione e nessuno ha torto, in questo momento, un like al video, l'iscrizione al canale che sia di supporto a questa linea, campanella per le notifiche per ricevere video. Allora, io ho sempre focalizzato la mia fiducia, diciamo, nei progetti di Cardinale, chiaramente sulla questione stadio, no? Perché io di condividere lo stadio diciamo, con quelli che nel 1908, quel gruppo di svizzeri, diciamo, che nel 1908 ha fondato quella squadrina dai colori color funerale, ecco, basta, no? Basta. Basta, anche a costo di arrivare per 2 o 3 anni, settimi, ottavi, basta, però condividere con loro lo stadio basta. E quello è stato il focus, no? Poi ovviamente quello che è il fatto che uno stadio di proprietà ti riavvicinerebbe a quelle squadre che si sono allontanate per tante ragioni, per delle scelte fallimentari di questo paese, di questa FIGC, insomma, per tante cose. Riavvicinarci a quelle squadre, gioco forza, sarebbe importante avere il nostro stadio, ma su questo penso che, diciamo che veramente pochi non l'hanno capito questo. E allora quello è stato il focus del mio avere fiducia. Quindi quando ieri sera ho letto questo articolo del Financial Times, che ribalta un po' tutta la narrazione degli ultimi giorni, le scelte del Milan, le scelte dell'Inter, ecco, quando ho letto questo articolo, insomma, un po' mi ha fatto riflettere. Quindi vi vado a leggere questi due passaggi, che sono... Perché una cosa su Cardinale l'ho capita, so che voi ne avete capito molto più di me, avete capito tutti i suoi piani malvagi, tutta l'incompetenza, insomma, siete molto più svegli di me, quindi l'avete capito sicuramente molto prima di me. Ma Financial Times dice, ecco quello che volevo dirvi, una cosa piccola, piccola l'ho capita però, nella mia ignoranza, ovviamente, che per avere notizie attendibili sul mondo Red Bull bisogna aspettare che escano dall'America o dall'Inghilterra. Questo penso di averlo capito, eh. Poi arriveranno i maestrini che sicuramente ne sapranno di più, o avranno capito tutto, e quindi magari anche questo è un errore, però insomma, l'errore lo faccio io, quindi che canale l'ho aperto io. Capite che la vastità. Financial Times. Red Bull ha piani ambiziosi per costruire un nuovo stadio per sostituire San Siro. I politici, queste sono la frase che mi interessa, i politici locali preferirebbero che l'investimento fosse fatto congiuntamente con l'Inter. I politici locali congiuntamente con l'Inter. Allora, qui mi apre un ragionamento, perché la narrazione di questi ultimi giorni la trovo leggermente strumentale. E voi direte, come la narrazione strumentale? Ma io credo che
chi non scende dal pero dovrebbe aver capito, ma da tanto tempo, che c'è un certo legame tra un certo mondo politico, in questo caso il mondo politico milanese, tra un certo mondo giudiziario e tra un certo mondo mediatico. Io direi che se uno non scende dal pero, sa che c'è un certo feeling, un certo legame tra un certo orientamento politico e un certo pezzo della magistratura. Penso che 40 anni di storia dovrebbero aver fatto capire qualcosa, però insomma, poi c'è sempre chi ne sa di più, eh? C'è sempre chi ne sa di più, però insomma, io credo che 40 anni di storia, vari libri, tra cui quello di alcuni magistrati, tipo Palamara, dovrebbero aver fatto capire che c'è un certo legame, no? Però insomma, sicuramente ci saranno quelli che ne sanno più di me, i maestrini, io mi limito per quel poco che riesco a capire io, ma per quel poco che capisco io, questo legame c'è, legame poi ovviamente con anche il mondo mediatico, no? Mondo mediatico che odia il Milan da tempo, dai tempi di Berlusconi, per vari motivi. Il Milan era invidiato, ora è odiato, diciamo. Anche qui diciamo che se non arrivate già da un pero dovreste esservene accorti, poi magari sono sempre io che... E quindi questo legame politico, giudiziario, mediatico, direi che quando si unisce e ha un obiettivo, e di solito lo centra, di solito riesce a centrarlo questo obiettivo, perché riesce a creare una massa che va nella direzione voluta. E la massa si è creata, secondo me. La massa si è creata perché se l'obiettivo era come ci dice il Financial Times, impedire lo stadio di proprietà del Milan, ma preservare San Siro e con l'Inter, preservare San Siro con l'Inter, bisognava assolutamente preparare il terreno screditando Cardinale in ogni maniera possibile e immaginabile. Questo è stato fatto da mesi, non da quando il Milan ha 2 punti, da mesi. E tutte le carte sono state messe in campo dai comitati, al fumo negli occhi, prima lo stadio condiviso con l'abbattimento di San Siro, e poi San Siro non si può più abbattere, insomma, li sapete tutti, i passaggi li sapete tutti, i passaggi. Ora siamo al punto nevralgico della situazione. Perché? Perché da una parte ci sono i fatti sono un'area comprata con dei soldi, pagata, un'area recintata, un'area bonificata. Già per questo dovrebbero dire grazie a Cardinale e ai cittadini di San Donato, ma sicuramente non lo faranno perché è uno speculatore che sta rovinando, insomma lo sappiamo tutti, lo diranno in 250 stamattina solo su YouTube, quindi... Cioè, difficile non accorgersene, no? Non sentirlo. I fatti quindi sono questi. Dall'altra parte c'è l'aria fritta. Su Rozzano ci hanno sempre detto aria fritta, ma non è che perché se lo inventano, perché dovevano creare una narrazione in cui se il Milan era avanti per la costruzione di uno stadio, anche l'Inter doveva essere avanti nella costruzione di uno stadio. Il problema è che da una parte abbiamo i fatti, dall'altra parte abbiamo l'aria fritta. Ma a loro non interessa, a loro interessa la narrazione. Cioè che oggi si arrivi a pensare che l'Inter era avanti per la costruzione di Rozzano e quindi può ha le possibilità di intervenire economicamente per eventualmente una ristrutturazione di San Siro o uno stadio in
condivisione con il Milan. Questo vuole la Lazio. Però noi tifosi del Milan diciamo che stiamo dando una grossa mano, stiamo aiutando tantissimo, ma perché? Perché quando entri dentro quando entri dentro dove vogliono portarti e ci entri dentro convintamente, ci entri dentro convintamente e quindi non riesci più diciamo a separare le cose, no? Cioè quella che è una critica magari tecnica per un inizio di campionato sicuramente negativo, per delle scelte magari sbagliate dei dirigenti. Nessuno dice che Cardinale azzecchi le scelte sportive, può darsi che le scelte sportive le sbagli, le abbia sbagliate e le stia sbagliando su quello. E nessuno mette becco, il punto, perché lì parla il campo, il punto. Invece no, è politico, è mediatico, è la narrazione che deve passare. Perché? Perché qualcuno ha un altro obiettivo. Perché la politica milanese, come dice il Financial Times, preferisce che l'investimento fosse fatto congiuntamente sull'Inter, sullo stadio di San Siro. Questo è il punto. Poi, ovviamente. Sapete come la penso io? La massa, quelli che adesso ti dicono che non capisci niente perché loro ci sono arrivati prima, loro l'hanno capito subito chi era Cardinale, quelli che adesso ti dicono che non capisci niente. Poi sono quelli che erano convinti fosse giusto tenere giù i ragazzi dagli autobus, non farli entrare nei ristoranti, anzi lasciarli fuori nei ristoranti al freddo, non farli entrare nelle scuole. E la massa quando si riunisce poi diventa branco, e il branco diventa cattivo, diventa molto cattivo il branco. Però non c'è nulla che li fa ragionare, perché quando sono dentro questo circuito che viene creato, politico, giudiziario, mediatico, quando entrano dentro questo circuito, il nemico diventa, anzi non il nemico, chi la pensa diversamente diventa un nemico da battere, diventa il male assoluto. E è una cosa, è il fenomeno delle masse, insomma, basta studiarlo un po', si capisce come funziona. E funziona così. Adesso ci siamo dentro per quanto riguarda sicuramente la situazione Milan, la situazione stadio, siamo dentro questo fenomeno della massa. Ed è difficile, solo il tempo dirà se non se riusciremo a ottenere i risultati, perché io credo che quando si legano queste forze, credo che per Cardinale sarà veramente difficile fare lo stadio a San Donato da soli. L'ho sempre detto che è complicatissimo, un'impresa, che se riuscisse in questa impresa andrebbe fatto un monumento. Ovviamente ora il tentativo della narrazione è quello di uscirne vincenti e anche puliti, nel senso non siamo stati noi a dire non fate lo stadio, l'avete deciso voi. E lo so, funziona così, ma voi sicuramente la massa sicuramente ne capirà, sa già tutto, la massa sa già tutto. Solo che io le lezioni da chi non faceva salire i ragazzi sull'autobus per andare a scuola non le prendo e non le prenderò mai. Forza Milan sempre e comunque.